Attenzione perché abbiamo Alesca al Fantacalcio, è arrivato Luca Cone, confermate le sue visite mediche alla capitale. In casa Roma si formerà nuovamente la coppia con José Mourinho, che l'ha già avuto sia al Chelsea sia al Manchester United. Attenzione perché Lukaku potrebbe formare una coppia che avvia per i grandi desideri e sogni dei tifosi romanisti e dei fantallenatori una coppia clamorosa con la gioia di Bala, una coppia che poteva formarsi già l'anno scorso in casa Sponda Nerazzurra, così non si è formata ed è andato a finire che Lukaku passa alla Roma. E quindi per questo motivo però vi dico che dobbiamo prestare attenzione per il fantacalcio, perché potrebbe essere veramente una bella esca per il Fanta. Perché vi dico questo? Perché ho analizzato intanto la stagione passata, dove ha avuto parecchi problemi fisici e anche a livello mentale. Non sarà semplice, Roma non è una piazza semplice. Nelle ultime 5 stagioni ha fatto solamente 2 volte oltre 20 gol, 2 volte ha fatto 10-12 gol e una volta ha fatto solamente 8 gol, quindi rendimenti che non si addicono a un super bomber come Romelu Lukaku. L'annata migliore è quella con Antonio Conte all'Inter, ha visto nel 2021 24 gol e 10 assist. Quanto avremmo dovuto pagare in quella stagione per il fantacalcio per rientrare nell'investimento? Il 29% era la cifra corretta, con quella cifra avremmo potuto rientrare dall'investimento. Però attenzione, c'è un però, perché effettivamente quest'anno le emozioni e i desideri si innescano e poi a livello psicologico parte sicuramente uno sprint da parte dei fantallenatori che vogliono accaparrarsi tutti questi Lukaku, soprattutto se ancora non hanno fatto le aste. Ma attenzione al prezzo, come detto è un giocatore che come Vlahovic, come Immobile, come Osimhen viaggerà a mio avviso oltre il 30%. Attenzione, perché questo 30% è un prezzo davvero da esca clamoroso e difficilmente rientrabile. Come detto, pagare un giocatore almeno il 30% vuol dire che questo giocatore deve fare almeno 29 gol, o come ha fatto Lukaku nel 2021, almeno 24 gol e 10 assist. Insomma, un'ottantina di punti bonus, 80-90 punti bonus che devono rientrare nel vostro capitale. Spendere questa cifra per un giocatore, diciamo, come Lukaku, che chiaramente è un giocatore professionale, super bomber, ma che potrebbe anche non superare la cifra dei 20 gol, potrebbe essere un peso, un capitale che noi passiamo come rischio al nostro avversario di fantacalcio. Dovete comprendere che spendere oltre il 20% per un giocatore diventa un investimento particolarmente rischioso. Quindi noi sappiamo che tutte le volte che ci mettiamo in un'asta e spendiamo per un giocatore più del 20%, andiamo a immobilizzare un capitale davvero difficile da rientrare. Soprattutto se andiamo oltre il 25%, vuol dire che noi un quarto del budget lo spendiamo per solamente un giocatore. Dobbiamo prendere 25%, ma spendere più del 25% per un giocatore diventa un esperimento abbastanza complicato. Fate un po' di mente locale, capite qual è il valore che può dare un giocatore in una fanta media avuto complessiva e capite quanto investire per un giocatore come Lukaku. Io sinceramente spendere il 30% per un giocatore come Lukaku ve lo sconsiglio e passerei volentieri, come detto, il rischio al mio avversario di fantacalcio. Spero di avervi risposto a qualche dubbio di fantacalcio. Un abbraccio a tutti voi, qualsiasi necessità resto chiaramente a disposizione. Ciao ragazzi!